Sindaco, siamo al Matassino in uno purtroppo dei molti cantieri abbandonati che ci sono nel territorio di Figline Incisa e non solo per la verità anche in Val d'Arno. È stato costituito un gruppo di lavoro che da lunedì inizierà appunto ad operare per fare un po' il punto della situazione e capire come poter intervenire. Sì, noi avevamo già sotto occhio queste situazioni perché sono molte e sono disseminate per tutto il territorio comunale, ma vorrei dire per tutto il territorio del nostro paese, Italia, del nostro Stato. Purtroppo il tema dei quartieri abbandonati è di grande attualità perché la crisi dell'edilizia si è innestata nel momento in cui si era invece pensato una grande espansione, quindi sono tanti casi in cui le ditte fallite o in via di fallimento hanno abbandonato i cantieri. Questo diventa un grosso problema perché è ragione sia di degrado della città ma anche di pericolosità in alcuni casi e di mancanza di igiene, soprattutto per quei pezzi di lottizzazione che sono terminati da un lato e quindi hanno visto il riempirsi da parte di residenti e quindi di chi ha acquistato gli immobili, e dall'altro invece sono rimasti completamente abbandonati. Noi abbiamo messo attenzione su questo tema già dai primi mesi del mandato, ho già scritto al presidente Renzi proprio per chiedere anche a lui una mano straordinaria che aiuti i comuni a poter far sbloccare alcune di queste situazioni, e in particolare noi abbiamo scelto di mettere su una sorta di task force specifica che mette insieme il servizio assetto del territorio, i lavori pubblici e la polizia municipale, che possa coordinare dei sopralluoghi specifici nei quali si rileva la situazione attuale dei cantieri e delle aree abbandonate e poi si individua la procedura amministrativa più adatta per provare a risolvere almeno quelle problematiche proprio legate all'igiene e alle pericolosità. Ovviamente questo non è risolutivo delle tante situazioni, ma è un tentativo per dare il segno che l'amministrazione c'è, è presente e tutti i giorni segue con apprensione queste situazioni e vuole essere un modo per davvero stare vicino ai cittadini e provare almeno a fare quel piccolo passo che si può fare come amministrazione, seppure qui c'è bisogno davvero di una normativa nazionale, di una spinta nazionale per provare a sbloccare queste situazioni. Io vorrei ricordare che questi cantieri sono tutti privati, quindi dove il pubblico va ad agire lo fa sempre tra virgolette in punta di piedi, perché sono situazioni al limite nelle quali non c'è una chiarezza normativa e ti permette di intervenire completamente. Quindi le situazioni sono tante e molto critiche, ma noi siamo attenti a volerle analizzare tutte. Quali sono quelle più particolari o critiche di situazioni? Ma sul territorio ce ne sono almeno 7-8 di situazioni davvero critiche, se si considerano invece le tante situazioni nelle quali l'ottizzazione non si è completato le opere di urbanizzazione, si arriva anche ai 30 casi nel solo comune di Figline Incisa. Quelle più critiche sono 7-8 e io penso siano sotto gli occhi di tutti, perché non sono solo qui a Matassino, ma sono vicino i famosi cilindri vicino alla Coop, che purtroppo anche lì hanno perso l'interlocutore più importante, molti altri disseminati tra Figline Incisa, quindi sicuramente questo ci richiama a un impegno particolare, anche perché io giro tanto tutte le settimane nelle scuole. La prima cosa che i bambini mi dicono non gli piace del loro paese è proprio quel cantiere abbandonato che hanno davanti a casa, da cui magari vedono la gru che fa paura o che non sono puliti o che non sono in sicurezza, e sicuramente su questo noi siamo chiamati a un impegno speciale, perché insomma non si può consegnare questa fotografia della città ai nostri bambini e ai nostri ragazzi.